quanti? Come va? Spero bene! Oggi, prima di iniziare il video, voglio raccomandarvi di guardarlo fino alla fine, perché dopo le 20 posizioni vi farò una domanda riguardo il video. E il primo che risponderà correttamente verrà nominato nel mio prossimo video. E se avete un canale YouTube sarebbe anche un buon modo per ricevere un po' di pubblicità. Fatta questa premessa, passiamo alle 20 posizioni di oggi. Siete pronti a scoprire a quante cose credete siano vere, ma in realtà non lo sono? Posizione 20. Tutti credono che i camaleonti cambino colore per mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Che ci crediate o no, non è così. I camaleonti cambiano colore in base alla temperatura, alla luce del sole o ad uno stato d'animo, e non a seconda dell'oggetto che toccano. Un po' come voi quando arrossite sulle guance per l'imbarazzo. 19. Al contrario di quanto si crede, le arachidi non sono né delle noci, né delle nocciole, né mandorle. Appartengono, assieme ai fagioli, ai piselli e dai ceci, alla famiglia delle leguminose. Posizione 18. I biscotti della fortuna non sono in realtà cinesi. Infatti, se andate in Cina, non sanno manco cosa sono. Furono inventati in America da immigrati giapponesi verso la metà del Novecento. Alla 17. I vichinghi indossavano elmi con le corna? Anche se in genere siamo abituati a vederli rappresentati in questo modo, non c'è in realtà alcuna prova che confermi la predilezione di copricapi con le corna da parte di questo antico popolo. 16. Che la vitamina C è efficace contro il raffreddore è un consiglio tramandato da generazioni, ma non per questo vero. Secondo gli studiosi non ci sarebbero infatti prove concrete che la vitamina C curi il raffreddore. Al massimo può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, così da proteggere l'organismo dall'attacco dei virus. Posizione numero 15. Le persone usano solo il 10% del cervello. L'avrete sentito dire spesso. In realtà si tratta di un falso mito, spiegano i neurologi, perché l'essere umano usa virtualmente tutto il cervello, anche se non contemporaneamente, e molte parti di esso sono attive quasi senza sosta. 14. Sicuramente vi verranno sempre detto che i pipistrelli sono ciechi. A dispetto degli occhi piccoli e della vita notturna, nessuno delle oltre 1100 specie di pipistrelli è cieca. Ricordate di non confondere Daredevil con Batman. Alla 13, c'è la convinzione che bisogna aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona alla polizia. A dispetto di quello che ci hanno fatto credere al cinema, non esiste alcuna regola che imponga di attendere 24 ore prima di denunciare la scomparsa di qualcuno. 12. I tori sono attirati dal colore rosso. È scientificamente dimostrato che i tori distinguono solo il giallo e il blu. La loro reazione al drappo rosso è scatenata esclusivamente dal movimento rotatorio, che scatena la loro aggressività. 11. Mangiare tanto cioccolato fa venire i brufoli. È un luogo comune caro alle nostre nonne, che però non sarebbe dimostrato da alcuna prova scientifica. Quindi se non vi importa dell'olio di palma, potete abbuffarvi di Nutella. Posizione numero 10. Molti credono che Frankenstein sia il nome del mostro nel libro di Mary Shelley. Sbagliato! Frankenstein è in realtà il nome del creatore del mostro. Non lo è, è Frederick Frankenstein. 9. In molti credono che svegliare un sonnambulo possa essere pericoloso per la sua salute. In realtà rischia solo di lasciarlo un po' sorpreso e disorientato, senza procurargli alcun danno fisico e mentale. In posizione numero 8, si dice spesso, per rassicurare i ragazzi che non vanno bene a scuola, che Albert Einstein fu bocciato in matematica. Mai cosa fu più sbagliata, in matematica è sempre stato un genio, al punto da aver anche pensato di fare il matematico a tempo pieno. Alla 7, al contrario di quanto si pensa e ci viene insegnato, la ruta non fu inventata all'età della pietra, bensì nel 1889 da Edward ed André Michelin, che ancora oggi sono una delle aziende leader nel settore. 6. Tutti credono che gli struzzi, in caso di pericolo, nascondano la testa sottoterra. In realtà è solo una leggenda. Come ogni animale con un minimo di intelligenza, in caso di pericolo scappano. Riescono infatti a correre ad una velocità di 70 km orari. Posizione numero 5. Nel film animato della Disney, alla fine la sirenetta sposa il principe. Ma nella storia vera, il principe sposa un'altra ragazza e la sirenetta muore. In quarta posizione l'Everest. È la montagna più alta del mondo. Anche se lo riportano tutti i libri di geografia, tecnicamente potrebbe non essere così. La cima dell'Everest è ufficialmente la più alta del mondo sul livello del mare, 8848 metri, ma il vulcano hawaiano Mauna Kea è il monte più alto della Terra se misurato rispetto alla base, che si trova a quasi 5761 metri sotto il livello del mare e che, uniti ai 4205 metri di altezza, gli permettono di raggiungere i 9966 metri complessivi. In terza posizione, la bicicletta.
Leonardo è il padre della bicicletta. Questa diffusa credenza deriva dal fatto che su una delle pagine del Codice Atlantico compare il disegno di una bicicletta, con tanto di pedali e catena. In realtà la maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che il disegno non appartiene alla mano del maestro. L'ipotesi più probabile è che sia stato aggiunto nell'Ottocento, quando la bicicletta era appena stata inventata. Posizione numero 2. La morte del celebre illusionista Henry Houdini non fu dovuta ai pericoli a cui si sottoponeva durante i suoi numeri. Fu invece colpa di uno studente appassionato di arti marziali che lo sfidò ad una prova di forza, colpendolo con un pugno al ventre senza però dargli il tempo di preparare i muscoli addominali. Pochi giorni dopo a Detroit, al calare del sipario, stramazzò al suolo con la febbre a 40. La diagnosi fu peritonite. Il colpo all'addome aveva forse contribuito a perforare un'appendice già abbastanza infiammata. E in prima posizione, champagne! La tradizione vuole che sia stato il monaco benedettino francese Dom Pérignon ad inventare il metodo per ottenere il celebre vino frizzante. Ma Dom Pérignon copiò soltanto la tecnica di controllo della doppia fermentazione messa a punto da Christopher Merret, un inglese. Il vino con le bollicine ebbe successo prima in Gran Bretagna, mentre in Francia si continuò a preferire la versione ferma dei vini. Spero non siate rimasti stupiti da quanta ignoranza alberga in voi. Comunque, a parte gli scherzi, passiamo alla domanda. Tra le 20 posizioni una era falsa, cioè in pratica è reale quello che sapete e io vi ho detto una stupidaggine. Il primo che scoprirà qual è e me lo dirà nei commenti qui sotto verrà nominato nel mio prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un pollice in su. Commentate qui sotto facendomi sapere quale di queste notizie vi ha stupito di più. Ricordate di iscrivervi al canale se non lo siete già e di condividere il video su Facebook e farlo vedere ai vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ehi, non dimenticate di iscrivervi, cliccate sul bottone per farlo. Se il video vi è piaciuto e volete vederne altri, cliccate sui miei video precedenti. E se volete, potete seguirmi anche sui social network.